Bentrovati amici, oggi dopo una breve sosta per dare spazio alla campagna contro la violenza sulle donne ricomincia la rubrica Storie. Oggi parleremo del primo vero pentito della mafia. Il 29 marzo del 1973 si presentò presso gli uffici della Questura di Palermo Leonardo Vitale, affiliato alla cosca di Alterello, capeggiata dallo zio Giovan Battista, detto Titta. Sarebbe stato proprio lo zio a trascinarlo all'interno della criminalità, facendogli uccidere un rivale mafioso. Il Vitale, alle prese con una crisi mistica e di coscienza, si autoaccusò di un paio di omicidi, di tentati omicidi, estorsioni e reati minori davanti al commissario della squadra mobile Bruno Contrada. Inoltre descrisse minuziosamente tutta l'organizzazione della mafia fino a quel momento sconosciuta, svelando meccanismi interni e facendo nomi eccellenti, ma gran parte delle persone che accusò furono prosciolte ed egli fu arrestato e dichiarato seminfermo di mente. Leonardo Vitale è stato il primo grande pentito di mafia. Lui diceva: il mio unico crimine è stato quello di crescere in una famiglia mafiosa, dentro una società mafiosa, che fra l'altro isola chi mafioso non è. In realtà era un criminale vero, un criminale che però un giorno decise di pentirsi. Fu il primo a fare i nomi di Riina e fu il primo a fare i nomi dell'ex sindaco Vito Ciancimino. Di lui Falcone diceva: speriamo che almeno da morto qualcuno lo rispetti. Perché? Perché in realtà i processi andarono a finire male, lui venne considerato seminfermo di mente, venne addirittura messo in un manicomio criminale. Da lì a un certo punto riuscì a uscire, andò a messa con la madre, uscendo dalla chiesa venne ucciso. E quel giorno la giustizia mafiosa purtroppo funzionò molto meglio della giustizia italiana, che non aveva saputo ascoltarlo. Fra l'altro ancora oggi, mentre i giudici vengono minacciati dallo stesso Riina dal carcere, la sua testimonianza assume un valore ancora più grande. Condannato a 25 anni, ne scontò soltanto 7, di cui 4 nel manicomio criminale di Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina. Le sue dichiarazioni furono sottovalutate o volutamente sottovalutate, perché il Vitale fece un dettagliato organigramma con nomi, cognomi, capi, famiglie e mandamenti. Non c'è Rosa Vitale? Dov'è? Uscita. Leonardo lo conosce? E se lo conosco. Com'è, un bravo ragazzo? Un bravo ragazzo. E com'è che ha parlato? E che cosa vuole? Un cervello ci fece vedere. Zitto te, un cervello ci fece vedere a cosse. Perciò ha accusato tanta gente? Ma non lo so io. Io ne conto che taglio te la vedevo, non taglio niente, perciò non faccio niente. Ah, è malato? Zitto, tu sei avvicinato, zitto, un momento, io non sono. Lei chi è? Io è mia figlia, io non sono niente. Non faccio niente. Io non so niente, capisci? Va bene. Lei non c'è e non so cosa rispondere. Indicò anch'egli Vito Ciancimino come il rappresentante politico vicino ai corleonesi e fece per la prima volta il nome di Totò Riina, fino a quel momento un perfetto sconosciuto. Nel corso di un'intervista rilasciata il 23 marzo del 1980 a Giuseppe Marrazzo del TG2, il Vitale, dopo l'ennesima domanda del giornalista, disse: «Lei facendo di questi servizi così vuol dire che mi vuole fare uccidere». Ma la mafia lo aveva già condannato a morte. Non gli perdonò il fatto di avere abbattuto il muro dell'omertà. E lo uccise infatti la mattina del 2 dicembre 1984 mentre usciva da una chiesa in compagnia della madre. Era stato dimesso da poco tempo dal manicomio criminale. 2 dicembre 1984. Viene assassinato Leonardo Vitale, il primo pentito di mafia della storia italiana. Uomo d'onore, Vitale è condannato a morte per le sue confessioni. Da pentito denuncia Totò Riina e l'ex sindaco di Palermo, Vito Ciancimino, senza essere creduto. In Cose di Cosa Nostra, Giovanni Falcone dirà:
Scarcerato nel giugno 1984, fu ucciso dopo pochi mesi, il 2 dicembre, mentre tornava dalla messa domenicale. A differenza della giustizia dello Stato, la mafia percepì l'importanza delle sue rivelazioni e lo punì inesorabilmente per aver violato la legge dell'omertà. Cari amici, si conclude qui questa puntata di Storie. Ringrazio quanti seguono le trasmissioni di TVBN simultaneamente sia sulla pagina Facebook che sul canale YouTube. Vi do una novità che sarà trasmessa prima delle festività di Natale, il primo TG in lingua siciliana per la provincia di Trapani, l'Autru TG. Vi saluto, a risentirci, a presto.